Buonasera Vittoria Iannacone, prima data in Molise, qui a Trivento al Déjà Vu. Che sensazioni hai alla ripartenza dopo un anno che non è stato facile per nessuno, ma l'arte, lo abbiamo sempre detto, i concerti, la musica sono un ottimo balsamo per finalmente ripartire e lasciarsi alle spalle questo brutto periodo? Beh, la sensazione è la rinascita in tutto e per tutto, sicuramente è bellissimo. Io ho avuto già la possibilità di ripartire con altre regioni, sicuramente questa è la parte più bella perché sono nella mia terra e quindi quando si gioca in casa è sempre la cosa più bella che si può avere, insomma. Sei ripartito con un ultimo singolo, L'errore, scritto da Annalisa Insarda e musicato da te. Parlaci di questo singolo, che cosa soprattutto vuole comunicare? Sì, L'errore appunto è un brano, come hai anticipato, scritto insieme in collaborazione con Annalisa, ed è il debutto, il lancio del nostro disco che uscirà a breve. È un brano che ha un testo molto molto importante, abbiamo puntato tutto su quello che riguarda la comunicazione all'interno di questo brano, L'errore, dove proprio abbiamo avuto modo con l'esperienza del Covid di capire determinate cose. Viviamo un po' in una situazione dove ci sentiamo liberi, ma alla fine la libertà di vivere al guinzaglio, dice il brano, perché siamo obbligati a fare delle cose che ci dice la vita sociale, no? E quindi dobbiamo vivere secondo le regole della vita sociale, e questo è un po' quello che racconta il brano. Avendo una visione più globale, qual è la tua posizione rispetto a quanto accaduto al cantante Salmo lì in Sardegna? Lui in pratica si è vantato di non aver rispettato le regole, di aver, diciamo, raccolto tantissime persone, diciamo il mondo artistico si è spaccato un po'. Qual è la tua idea su questo? Ma guarda, io ognuno vive appunto come dice L'errore, ognuno è libero di vivere secondo il proprio pensiero, perché siamo liberi, l'essere umano deve essere libero di poter pensare con la propria mente. Certo, in questo momento molto particolare e faticoso per tutti, bisogna anche cercare di essere in qualche modo, di avere un po' di testa, cioè fare delle cose con un po' più testa, questo sì, sicuramente. In conclusione, quali sono i programmi per il futuro in merito a collaborazioni, nuovi brani, nuovi eventi, nuovi palcoscenici e quant'altro? Sì, abbiamo diverse collaborazioni in atto, una è molto importante con un artista di cui non possiamo ancora fare il nome, ma ci sarà un concerto già organizzato il 25 settembre a Roma, e di cui sono molto molto orgogliosa perché avrò la possibilità di presentare L'errore con tutto il disco che uscirà e di duettare insomma con questa artista. Poi ci sono tante nuove esperienze che sono in programma, sperando insomma che di poter rivivere normalmente senza far risaltare i nostri piani. Ci sarà la possibilità di un tour a Tenerife, precisamente nella prima settimana di dicembre, e poi sarò di nuovo impegnata con l'Australia nel periodo di marzo 2022.